Ecco, siamo ormai immersi nel cammino di avvento verso la celebrazione del Santo Natale. E dentro questo periodo eh, noi troviamo sia nella liturgia, ma già레 poi nel calendario eh, diversi personaggi che emergono. Quello che in questi tempi tiene, direi, eh, la scena eh, in queste prossime giornate è soprattutto da noi la figura eh, di Santa Lucia, soprattutto per quello che è stata naturalmente la sua eh, testimonianza di martire, ma anche perché a Santa Lucia è legato da noi eh, quel gesto eh, del dono. Ecco, la Santa Lucia che porta doni in altre realtà, anche dell'Italia, eh, si punta su altri momenti, alcuni fanno riferimento addirittura ai morti che portano doni, altri al eh, bambino Gesù o al Babbo Natale, ci sono tradizioni diverse. Da noi questa della Santa Lucia è eh, che viene presa in considerazione non soltanto ovviamente nelle famiglie, l'attesa dei bambini, eccetera, ma anche tante comunità cristiane, tante chiese stanno cercando di evidenziare eh, questa figura e questa occasione bella anche addirittura all'interno eh, delle chiese. Ecco, Don Riccardo, io non so se tu... Puoi esprimere un tuo parere, ecco, così, molto sereno, eh, su questa abitudine, su questa un po' tradizione che si sta sviluppando anche nelle nostre eh, comunità cristiane. Ma senz'altro, come dici tu, è un bel momento, è un bel momento, credo, eh, se vogliamo, di, di, di vita familiare. È bella l'attesa dei bambini, bella l'idea appunto di doni che vengono dal cielo e quindi può essere anche... Un'occasione soprattutto per i più piccoli per educare anche all'attesa del mistero, il mistero che comunque accade, che si fa carne, quindi è anche qualcosa che sullo sfondo ha un po' un orizzonte cristiano. Io rimango un po' perplesso, magari faccio un po' i rompiscatole per carità, eh, quando magari anche la magia di Santa Lucia, così insomma se qualche piccolo è all'ascolto ma non credo, non, non si rovina niente nessuno, diventa un po' troppo lunga. Ecco, secondo me è qualcosa che deve accompagnare così la prima infanzia, ma poi quando uno comincia anche ad avere un pochino un pensiero critico è buona cosa che capisca anche quello che ci sta dietro senza neanche provare eccessiva delusione. Ed è per questo che secondo me Don Leone il discorso di Santa Lucia sta bene un po' in una liturgia familiare, diciamo così. Non mi piace troppo quando, magari anche a fin di bene, per carità, anche oratori organizzano eh, momenti in cui in chiesa si va a portare la letterina. Per carità, giù in via 20 settembre è da tantissimo tempo che i più piccoli portano la letterina a Santa Lucia. però vedo che c'è un po' una smania di mettere in tutte le chiese il cesto per la le letterina di Santa Lucia. Ecco, mi sembra che andiamo a mischiare un pochino i piani il piano comunque di una devozione vera, autentica, cristiana. Che appunto non, non si fonda su illusioni. Quando poi, appunto, la magia di Santa Lucia diventa troppo lunga, se poi è troppo mischiata anche con quella che è la figura del tuo prete, del tuo curato, eh, così, mi sembra che alla fine porterebbe anche i più piccoli a dire: Ma allora è tutta una menzogna, allora è tutta un po' una messa in scena, allora mi stanno vendendo qualche cosa come autentico che non è vero. Quindi secondo me è buona cosa che i piani rimangano distinti, il piano di una liturgia, di una bella tradizione familiare, con, ripeto che ha uno sfondo cristiano bellissimo, però che non deve sporcare quella che è il cammino anche di formazione alla fede vera, che è qualcosa di molto più serio. Bene, allora comunque sia importante che la Santa Lucia arrivi con i suoi doni e sia attenta alle varie attese anche dei nostri bambini e tante volte anche un po' degli adulti, direi per certi aspetti. Però ecco, dentro questo tempo di avvento, a parte i santi che troviamo sul calendario, sono tutti di grande significato anche in questo mese di dicembre, eh, troviamo però dei personaggi che invece ci stanno accompagnando proprio nelle liturgie dell'avvento. E tocchiamo così, evidenziamo almeno due, direi. Uno, eh, diamo l'Antico Testamento, nella liturgia chi va a Messe, speriamo che ci andiamo tutti, è la prima lettura. E soprattutto quest'anno liturgico del profeta Isaia. Ecco Don Riccardo, mi sembra una bella figura perché, tra l'altro, rivedendo un pochettino o cammin facendo queste prime letture eh, domenicali, troviamo dentro un senso eh, di pacificazione. Ecco, tante volte i profeti anche dell'Antico Testamento sono profeti che si sono trovati dentro situazioni drammatiche, la deportazione in Babilonia del popolo ebraico, il popolo che è infedele a Dio e quindi deve anche un pochettino il profeta muoversi sulla situazione, svegliare queste persone che eh, si distanziano dal loro Dio. Qui invece troviamo proprio un profeta che annuncia pace un profeta che invita a rallegrarsi. Ecco, mi piace questo proprio perché credo che ci incammini bene a cogliere anche il senso del Natale di questa presenza di Dio nella storia già appunto annunciata e dipinta appunto con alcuni colori che mi piace un pochettino ecco, che siano evidenziati e che raccogliamo appunto in queste domeniche. Ma senz'altro faccio un po' riferimento al, così anche al, alle letture no, della seconda domenica di avvento di quest'anno. Da una parte la figura di Isaia... È quasi un po' sognatrice, no? che, eh, che annuncia appunto questo tempo in cui eh, non ci sarà più violenza, eh, addirittura anche quella violenza che è un po' insita nel, nelle cose della natura, insomma, un, un essere che deve vivere mangiando un altro essere, quindi effettivamente forse un'umanità totalmente pacificata, ma potremmo dire una vita sulla Terra totalmente pacificata, senza tensioni, sarà un po' impossibile. E, ecco, mi sembra che allora Isaia, che vive in un tempo in cui il popolo di Israele si trova lì eh, con la sua piccola identità, eh, fragile, piccolo, eh, intelligente, sempre per carità, eh, però sente la forza dei popoli che ci sono attorno. Prima c'erano gli, gli egizi, poi gli assiri, adesso stanno arrivando i babilonesi. E quindi c'è questa, questa sensazione di incertezza. Ecco Isaia invece che tuonare, come magari avrebbe fatto qualche altro profeta, ecco che sembra di fronte alla fatica, alla difficoltà, eh, volgere lo sguardo in alto e aspettare, sognare, ecco sognare qualche cosa di nuovo che deve accadere, che deve venire dall'alto. Mi sembra allora che la figura di Isaia, da questo punto di vista, eh, possa mh, così ricordare un po' anche un certo modo di vivere la fede che Fortunatamente, magari non è l'unico, però in certi momenti c'è anche da noi eh, e per fortuna possiamo anche sperimentarlo. Ecco, da una parte, di fronte alle tante situazioni faticose o della vita personale e comunitaria il, il senso di smarrimento anche nella nostra situazione presente, insomma, con una guerra eh, abbastanza vicina che anche se magari è un po' lontana dai nostri confini, però che sta eh, rendendo particolarmente complicata anche la nostra vita sotto tanti punti di vista. E allora l'attenzione di volgere lo sguardo al cielo e dire Signore intervieni tu, perché solo il tuo intervento prodigioso che viene dall'alto sarà capace di sistemare le cose. Ecco, non è l'unica prospettiva di fede, però è anche eh, così rasserenante qualche volta confidare proprio nella, nella, nella provvidenza del Signore. E mi sembra che Isaia da questo punto di vista sia proprio un po' uno che fa da apripista in questa capacità di, di accogliere l'intervento di Dio come qualcosa che può spingerci verso verso un fine buono insomma tanto Isaia utilizza proprio anche delle immagini per rendere molto chiaro questo suo annuncio anche di pacificazione quando parla appunto del deserto che fiorisce e poi dice alle persone robustite le mani fiacche, eh, dite agli smarriti di cuore eh, coraggio, ecco i ciechi che vedranno, i sordi che udranno, eccetera. È un modo molto concreto per far capire che con l'intervento di Dio le cose possono essere e saranno diverse. Magari non in modo immediato e magico come tante volte vorremmo, ma senz'altro il Signore è capace di muovere le situazioni anche di fatica, di smarrimento, di paura, orientarle quindi a una speranza. Isaia, prima lettura di queste domeniche, e poi nel Vangelo la figura grandiosa di Giovanni il Battista. Il titolo che abbiamo dato questa volta alla rubrica un profeta fumino. Qualcuno dice cosa vuol dire fumino. Nelle zone della Toscana direbbero fumantino. È uno che a un certo punto si irrita anche un po'. Magari lo sentiamo quindi anche un po' compagno nostro di viaggio che in certe situazioni ci viene la mosca al naso come si usa a dire. Ecco, potremmo dire che anche Giovanni il Battista in alcune sue espressioni, questo suo annunciare, la venuta del figlio di Dio, del Salvatore, eh, utilizza delle espressioni che ce lo fanno vedere un po' come profeta fumantino, un po' irritabile. Basterebbe quell'espressione di fronte ad alcuni che vengono magari mal preparati al suo battesimo al Giordano, razza di vipere. Oppure quell'altra espressione, guardate che la scure è posta alla radice degli alberi e se l'albero non è buono viene tagliato, eccetera. Ecco, Don Riccardo una figura, direi, veramente grande, il Signore lo, eh, lo dirà, però proprio anche un po' con questo stile molto diretto, molto fumantino, ecco, se vogliamo proprio utilizzare questo aggettivo. Ecco, mi piace proprio vedere come la liturgia, soprattutto quest'anno, allora da una parte, eh, così lo sguardo quasi sognatore, un po' trasognato, anche del profeta Isaia che aspetta l'intervento di Dio no? che risolva. Dall'altro invece il carattere spiccio, energico, eh, la forza anche eh, di volontà di Giovanni Battista, un uomo esigente con se stesso ma che non fa sconti a nessuno, insomma, e di fronte anche ai potenti non è che sta lì a blandirli o a cercare di vedere così il lucignolo non ancora spento del tutto per cercare di raddrizzare qualche cosa che non va bene, ma comunque va giù molto deciso. Ecco, mi sembra però che la liturgia, mettendoci da una parte eh, Isaia, dall'altra Giovanni Battista, eh, e vedendo che sia uno che l'altro devono convertirsi ancora perché l'intervento del Messia eh, sarà qualcosa che spiazzerà sia Isaia e che Giovanni Battista, eh, deve essere qualcosa che ci porta a vedere che magari anche nel nostro modo di vivere la fede ci sono prospettive diverse, caratteri diversi, eh, modi diversi anche di sentire l'intervento del Signore. Però tutti abbiamo bisogno di convertirci, perché appunto Dio non arriverà magicamente risolvendo tutto, ma Dio non arriva neanche facendo il castigamatto, eh, quindi cercando di, di, eh, così di spiazzare, di portare via tutte le cose che non funzionano per mettere in evidenza il bene, come magari sperava anche Giovanni Battista. In effetti Giovanni Battista utilizza quell'espressione che poi l'Evangelista Marco mette all'inizio del suo Vangelo anche sulla bocca di Gesù, convertitevi. Cioè cercate un pochettino di guardare dalla parte da dove arriva la luce, cercate un pochettino di capire da dove viene la vera speranza, cercate di mettervi sulla strada di questo Dio che viene per non trovarvi sbilanciati, lui che va da una parte per incontrarvi e voi che state andando da tutt'altra parte. In questo senso proprio nel Vangelo anche di questa domenica terza di avvento... Anche il fatto, sembrerebbe quasi, passami il termine per carità, Giovanni me lo perdonerà: che si è un po' girato anche con Gesù, Giovanni il Battista, altro che fumantino, perché è in carcere, aveva preannunciato, annunciato la sua venuta, era stato al fiume Giordano a battezzare questo battesimo di preparazione, eccetera, eppure dice a te, Gesù: Ma fammi capire un momentino. Manda i suoi discepoli, Giovanni il Battista, da Gesù per dirgli: Ma se te o se a te? Far capiponi quasi quasi in un modo un pochettino anche forte ancora una volta però anche questo mi pare che sia un bel motivo che ci dice qualcosa di interessante questa domanda che Giovanni il Battista fa a Gesù e la risposta che appunto il Signore dà a questa richiesta che il profeta gli fa certo eh, credo che mh, sia uno di quei tratti del Vangelo dove emerge anche la fatica nel credere che noi sperimentiamo sulla nostra pelle, penso anche noi preti, almeno io sì, Don Leone, magari, anzi, togliamo il magari sicuramente più santo di tutti, quindi sarà già al di là di queste, di queste fatiche. Però, appunto, anche Giovanni Battista no, che ha annunciato un messia che sarebbe arrivato col pugno di ferro, appunto, ha in mano eh, la pala per ripulire l'aia, potremmo dire il folpoler, quindi, via tutto quello che non funziona. Eh, smascheriamo tutte le, le, eh, così le, le, le cattiverie, tutti i sotterfugi, tutta la voglia magari di utilizzare anche Dio per una gloria personale, perché veramente questo Messia finalmente spazzerà via tutto quello che non va. E quando Giovanni Battista è in carcere, quindi se vogliamo magari in un tempo anche in cui ha avuto più tempo per pensare, per riflettere, per vedere un po' il tutto, eh, si rende conto di quello che Gesù sta facendo, allora dice: Ma è proprio lui? O ho sbagliato? Mm, sto, ho identificato come Messia qualcuno che invece non lo è perché non sta facendo quello che, eh, che io mi attendevo. E la risposta che Gesù manda a dire: Andate a dire a Giovanni quello che vedete, insomma, eh, eh, di vedere l'opera di Dio che sta operando nei segni, nei gesti, nelle parole di Gesù, che appunto non viene per eh, strappare via tutta la zizzania perché dire anche con le parole della parabola no? tirandovi la zizzania si rischierebbe anche di strappare il grano buono non possiamo togliere tutto il male lasciando il bene perché le cose sono a tante volte profondamente intricate il Signore ci indica una strada una strada nuova in cui non solo il bene può emergere ma può anche far cambiare il male può trasformarlo in qualcosa di bello tra l'altro questo Giovanni Battista appunto che testimonia poi con la sua vita ha consapevolezza che la sua chiarezza il suo dire la verità e si sarebbe ritorto contro di lui per mano dei potenti. Però poi alla fin fine questa sua figura, questa sua testimonianza viene poi raccolta anche da Gesù e addirittura lodata in un modo molto eh, forte da parte di Gesù. Quindi è bello un po' anche questo eh, pensare che il Signore sa veramente cogliere, pur dentro le nostre fatiche, i nostri dubbi, eccetera, quello che è un po' il nostro desiderio di verità, il nostro desiderio di bene. Ma senz'altro è proprio bello vedere questa, questa capacità del Signore di vedere l'autenticità. Ecco, forse è vero, Gesù ha parole straordinarie su questo suo cugino, no? figlio comunque della cugina di sua madre, così come ci dice il Vangelo di Luca, eh, dicendo che tra i nati di donna nessuno è grande come Giovanni Battista, anche se però Gesù dice però chi è più piccolo nel regno sarà comunque grande, è eh, come Giovanni Battista e forse anche di più. Quindi da un certo punto di vista vedere l'autenticità umana di quest'uomo, appunto esigente con se stesso, esigente anche con gli altri, che non fa sconti a nessuno, a sé innanzitutto e neanche agli altri, eh, però appunto Gesù indica anche un'altra via non quella, se vogliamo, che era, potremmo dire, la pienezza anche della santità nella prospettiva israelitica, quella di essere soggetti alla legge, eh, vivere la legge con profondità, obbedire alla legge, e Giovanni Battista in questo è stato davvero eroico. Però il Signore ricorda che c'è anche un'altra via, quella appunto dell'umiltà, della piccolezza, di sentire che siamo servi inutili, senza sentirsi così investiti di chissà quali carismi, attraverso cui la potenza di Dio può emergere e il profumo del Vangelo può arrivare anche nel nostro tempo. Ecco, parlando di Giovanni Battista, andando ormai a chiudere, c'è quell'espressione un po' strana che mi piacerebbe che tu chiarissi: voce di uno che grida nel deserto. Intanto qualcuno traduce voce di uno che grida nel deserto, preparate la via. Qualcun altro traduce voce di uno che grida nel deserto, e qui viene fuori il fatto, quindi parla al vento, nessuno lo ascolta. Com'è sta faccenda? Beh, penso che siano così legittime anche tutte e due le, le, le prospettive, a no? seconda anche solo della, della nostra lingua dove si sposta la virgola. Sappiamo che nella lingua originale del Vangelo eh, non c'erano comunque questi segni di interpunzione. Credo che sia legittimo e possiamo tirare fuori qualcosa di bello in ciascuna delle due prospettive. Voce di uno che grida nel deserto, quindi la convinzione che tante volte il portare eh, così, la prospettiva del Signore nel nostro mondo... Lo avverti come un dire qualche cosa nel deserto perché alla fine sembra che alla gente interessi qualcos'altro e magari anche della fede abbiamo solo delle, così, delle accezioni solo superficiali e molto emotive che non vanno poi a... a, a ad aggrapparsi alle scelte di vita e se pensi Don Leone è forse un po' la fatica che sperimentiamo in questi nostri tempi quando diciamo sì magari è così la dimensione eh, liturgica della, della fede qualcuno c'è ancora eh, qualche, eh, la, nella generosità del darsi da fare per gli altri in questo abbiamo una grossissima tradizione quindi ancora qualcosa riusciamo a portare avanti ma nel vedere dove il Vangelo poi illumina le scelte di vita, eh, su cui facciamo un po' fatica, no? Quindi c'è sempre un po' questa consapevolezza che si grida nel deserto. E però anche l'altra prospettiva, insomma, a voce di uno che grida, nel deserto preparate la strada del Signore, quindi per dire anche quando tutto sembra inaridito, prepara la strada del Signore per via di questo deserto che comunque è capace anche di fiorire, per riprendere ancora un pochino la, la prospettiva di Isaia. Dentro questo, se vogliamo ricordarlo, il padre di Giovanni Battista Zaccaria che pronuncia quelle espressioni e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo andrai a preparargli la strada. Quello stupendo eh, eh, parole appunto di, di Zaccaria che chiudono poi con quell'espressione stupenda: verrà per la misericordia di Dio quella luce a illuminare chi sta nelle tenebre, nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Riccardo, mi pare che ci sia dentro il buon annuncio di che cos'è il Natale che andiamo a celebrare. Certo, è proprio il... sembra che in questa preghiera che Luca mette sulle labbra di Isaia, un cantico davvero straordinario, non per niente la Chiesa lo utilizza tutte le mattine no? per chiudere la preghiera delle lodi, eh, diventa proprio eh, la capacità di... Mettersi nella direzione giusta per vedere l'accadere di Dio, per vedere che il nostro mondo è pieno della presenza di Dio, che forse dobbiamo proprio eh, così raddrizzare i nostri sguardi, i, raddrizzare i nostri sentieri e fare in modo che possiamo rivolgerci al Signore come quel sole che sorge, che è venuto a dare senso alla nostra vita, a colmare un pochino quell'oscurità che in tanti momenti ci portiamo dentro. Bene, Isaia, Giovanni e il Battista ci stanno accompagnando, punteremo poi lo sguardo più da vicino anche su San Giuseppe ovviamente. e primariamente Maria Santissima, chiamata ad essere madre del Salvatore, del figlio di Dio che si fa uomo. Ecco, interessante, dentro la storia, l'esperienza, la vita di queste persone, cercare un po' di cogliere anche quello che è il senso e la bellezza e la chiamata del nostro cammino ad incontrare poi questo Gesù, perché lo scopo di tutto è che abbiamo a incrociare Lui, la sua storia, il suo volto, la sua parola per trovare salvezza. Riccardo, grazie della tua testimonianza, grazie a voi che ci avete seguito, con l'augurio di un buon avvento, l'augurio naturalmente come sempre anche di una buona domenica.